Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'invocazione che la liturgia oggi ci ha fatto ripetere nel Salmo responsoriale ed è l'unica pronunciata sulla croce da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono dunque le parole che ci portano al cuore della passione di Cristo, al culmine delle sofferenze che ha patito per salvarci. Perché mi hai abbandonato? Le sofferenze di Gesù sono state tante, tante. E ogni volta che ascoltiamo il racconto della passione ci entrano dentro. Sono state sofferenze del corpo, pensiamo alle schiaffi, alle percosse, la flagellazione, la corona di spina, la tortura della croce. Sono state sofferenze dell'anima, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, le condanne religiose e civile, lo scherno delle guardie, gli insulti sotto la croce, il rifiuto di tanti, il fallimento di tutto, l'abbandono dei discepoli. Eppure in tutto questo dolore a Gesù restava una certezza, la vicinanza del Padre. Ma ora accade l'impensabile. Prima di morire grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono di Gesù. Ecco la sofferenza più lacerante, è la sofferenza dello spirito. Nell'ora più tragica, Gesù prova l'abbandono da parte di Dio. Mai prima di allora aveva chiamato il Padre con il nome generico di Dio, mai. Padre. Per trasmetterci la forza di quel fatto, il Vangelo riporta la frase anche in aramaico. È l'unica tra quelle dette da Gesù in croce che ci giunge in lingua originale. L'evento reale è l'abbassamento estremo, cioè l'abbandono del suo Padre, l'abbandono di Dio. Il Signore arriva a soffrire per amore nostro quanto per noi è difficile persino comprendere. Non è facile capire questo. Vede il cielo chiuso, sperimenta la frontiera amara del vivere, il naufragio dell'esistenza, il crollo di ogni certezza. Grida il perché dei perché. Ma perché? Dio, perché? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il verbo nella Bibbia, il verbo abbandonare è forte. Compare in momenti di dolore estremo, in amori falliti, respinti e traditi, in figli rifiutati e abortiti, in situazioni di ripudio, vedovanza e orfananza. Matrimoni esausti in esclusione che privano dei legami sociali, nell'oppressione dell'ingiustizia e nella solitudine della malattia. Insomma, nelle più drastiche lacerazioni dei legami. Lì si dice questa parola, abbandono. Cristo ha portato questo sulla croce, caricandosi il peccato del mondo e al culmine Egli, il Figlio unigenito e prediletto, ha provato la situazione a lui più strana, l'abbandono, la lontananza di Dio. E perché è arrivato a tanto? Per noi, non c'è un'altra risposta. Per noi. Fratelli e sorelle, oggi questo non è uno spettacolo. Ognuno ascoltando l'abbandono di Gesù, si dica, ognuno di noi si dica, per me. Questo abbandono è il prezzo che ha pagato per me.
si è fatto solidale con ognuno di noi fino al punto estremo, per essere con noi fino in fondo. Ha provato l'abbandono per non lasciarci ostaggi della desolazione e stare al nostro fianco per sempre. Lo ha fatto per me, per te, perché quando io, tu o chiunque altro si vede con le spalle al muro, è brutto quello, vedersi con le spalle al muro, perso, si vede perso in un vicolo cieco, sprofondato nell'abisso dell'abbandono, riusciato dal vortice dei tanti perché senza risposta ci sia qualcosa di speranza. Lui, per te, per me. Non è la fine, perché Gesù è stato lì e ora è con te. Lui che ha sofferto la lontananza dell'abbandono per accogliere nel suo amore ogni nostra distanza. Perché ciascuno di noi possa dire, nelle mie cadute, ognuno di noi ha caduto tante volte. E uno di noi può dire, nelle mie cadute, nella mia desolazione, quando mi sento tradito o tradito agli altri, quando mi sento scartato o scartato agli altri, quando mi sento abbandonato o scartato agli altri. Pensiamo che lui è stato abbandonato, tradito, scartato. E lì troviamo lui. Quando mi sento sbagliato e perso, quando non ce la faccio più, lui è con me, lui c'è lì. Nei mille tanti capricci di perché, e con tante perché senza risposta, lui è lì. Il Signore ci salva così, da lì dentro dei nostri perché. Da lì dischiude la speranza che non delude. Sulla croce, infatti, mentre prova l'estremo abbandono, non si lascia andare alla disperazione. Questo è il limite. Ma prega e si affida. Grida il suo perché con le parole di un salmo e si consegna nelle mani del Padre. Anche lui si sente lontano, non lo sente perché sente abbandonato. Nell'abbandono, primo, si affida. Nell'abbandono continua ad amare i suoi che lo avevano lasciato solo. Nell'abbandono perdona i suoi crocifissori. Ecco che l'avviso dei tanti mali nostri viene immerso in un amore più grande. Così che ogni separazione nostra si trasforma in comunione. Fratelli e sorelle, un amore così, tutto per noi fino alla fine, l'amore di Gesù così, incapace di trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne. È un amore capace di pietà, di tenerezza, di compassione. E lo stile di Dio è questo, vicinanza, compassione, tenerezza. Dio è così. Cristo abbandonato ci smuove a cercarlo e ad amarlo negli abbandonati, perché in loro non ci sono solo dei bisognosi, ma c'è Lui. Lui è con loro. Gesù abbandonato, colui che ci ha salvati scendendo fino al fondo della nostra condizione umana. E con uno di loro, abbandonati fino alla morte. Penso una settimana fa, quel uomo cosiddetto di strada, tedesco, che morì sotto il colonnato.
solo, abbandonato. E Gesù per ognuno di noi. Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli. Egli desidera che ci prendiamo cura dei fratelli e delle sorelle che più assomigliano a Lui. A Lui nell'atto estremo del dolore e della solitudine. Non solo persone, ma oggi, cari fratelli e sorelle, sono tanti cristi abbandonati. Ci sono popoli interi sfruttati, lasciati a se stessi. Ci sono poveri che vivono all'incrocio delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo. Ci sono dei migranti che non superano volti ma i numeri. Ci sono detenuti rifiutati, persone catalogate come problema. Ma ci sono anche tanti cristi, ci sono tanti cristi abbandonati, invisibili, nascosti, che vengono scartati con i guanti bianchi. Bambini donnati, anziani lasciati soli. Anziani lasciati soli, che può essere tuo papà, tua mamma, forse il nonno, la nonna, abbandonati nei geriatrici. Ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un'altra strada del suicidio. Gli abbandonati di oggi, i cristi di oggi. E Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati. E per noi, discepoli dell'abbandonato, nessuno può essere emarginato, nessuno può essere lasciato a se stesso. Perché ricordiamolo, le persone rifiutate ed escluse sono icone viventi di Cristo. Ci ricordano il suo amore folle, il suo abbandono che ci salva da ogni solitudine e desolazione. Fratelli e sorelle, chiediamo oggi questa grazia di saper amare Gesù abbandonato e di saper amare Gesù in ogni abbandonato, in ogni abbandonata. Chiediamo la grazia di saper vedere, di saper riconoscere il Signore che ancora grida in loro. Non permettiamo che la sua voce si perda nel silenzio assordante dell'indifferenza. Non siamo stati lasciati soli da Dio. Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo. Allora, soltanto allora, faremo nostri desideri e i sentimenti di colui che per noi svuotò se stesso. Svuotò totalmente per noi.